carabinieri? Un solo numero in tutta Europa per le emergenze. Al 112 non risponderanno più i carabinieri, ma un servizio gestito da civili. In ritardo su altre regioni d'Italia, il Veneto si adegua e firma con il Viminale un protocollo d'intesa. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Si tratta di cambiare proprio il sistema delle chiamate di soccorso in ossequio a un'architettura che ci viene dall'ordinamento europeo, che vuole l'unificazione dei numeri di emergenza, quindi si tratta di riorganizzare tutto il sistema sottostante delle centrali operative, delle varie strutture di emergenza, da quelle delle forze dell'ordine, del sistema sanitario, dei vigili del fuoco. 5 milioni di abitanti per 73 milioni di presenze turistiche, ricorda il presidente Zaia. In Veneto le centrali saranno due. Io credo ragionevolmente dai 4 ai 6 mesi potremmo cominciare ad avere strutture operative che in qualche modo risponderanno già facendo il numero 112. Ma sono altri i numeri e le emergenze cui deve rispondere Piantedosi, da quella degli sbarchi di profughi al decreto flussi, insufficiente, dicono tutti, a soddisfare qui la fame di manodopera. Ma Piantedosi e Zaia pongono dei paletti. Non è che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori. Vedremo adesso se ce ne sarà bisogno. Nel Veneto, come in tutta Italia, nessun problema ad estendere ulteriormente la quota di accesso ai benefici per l'ingresso per lavoro previsti da questo decreto flussi.